Ben approdati nuovamente sul mio canale. A dispetto dell'aspetto da fantasma, sono ancora viva, regà. Sono ancora viva, eccomi qua. Sono tornata finalmente. Ho avuto un periodo di pausa perché ho avuto un po' di problemi da affrontare. C'è stato uno tsunami nella mia vita, sia in ambito familiare, in ambito amoroso, in ambito lavorativo, di tutto. Sono stata un po' assorbita e purtroppo ho lasciato un po' indietro il canale, ma ho intenzione con il video di oggi di riprendere e ricomincio anche con una nuova fotocamera che ha una definizione che mi fa spavento, cioè sono rimasta tipo 10 secondi così ipnotizzata a guardare. Mon Dieu. Comunque, ho anche dei video da recuperare perché avrei dovuto fare delle collaborazioni. E chiedo scusa a tre bravissime youtuber con cui ho fatto amicizia, cosa di cui sono contentissima, e quindi saluto Carmen, Antonella, e quindi Carmen di Carmen B, Antonella di Antonella Beauty Review e Agnese di Agnese in the World, scusami. Purtroppo in questo momento non ricordo esattamente i nomi dei canali, ma lascerò comunque i link nell'info box perché vale la pena di andare a farci un saltino. E quindi recupererò i due video make-up che avrei dovuto fare in collaborazione con voi. Ma oggi riesordisco con questo video perché ormai un mese or sono ho fatto gli ultimi acquisti beauty, perché poi vabbè, casini vari, da Sephora. E in occasione del mio compleanno, che c'è stato il 3 giugno, sono andata a spendere una carta regalo che mi è stata fatta dalle mie carissime amiche che mi conoscono e mi capiscono, e ho preso alcune cosine che mi interessavano. Allora, in particolare oggi vorrei andare a fare un make-up con uno dei prodotti che ho acquistato. Poi farò un video haul con gli ultimi acquisti fatti prima che poi ci fosse questo mio stop. E l'acquisto più bello del mondo è questa palettina di Too Faced ed è la Natural Face. Vabbè, volevo parlare del packaging. Volevo parlare del packaging. Questo effetto bizzo anche a rilievo, molto elegante, molto cute. Qui c'è la scatola dorata specchiatissima. E dentro poi, vabbè, il pack proprio interno è ancora più bello. Oh, meravigliosa, meravigliosa. Questa la volevo tantissimo. Sto anche facendo un po' la corte a quelle occhi. Vedremo. Madonna mia, che profumo. C'è un profumo tipo di non lo so, qualcosa di zucchero filato, di vaniglia. Ci sono due illuminanti, due blush, poi una terra e un bronzer. Con questa palette andrò a realizzare un make-up completo. Quindi, bando alle ciance, mi vedete sbiancita perché ovviamente ho già messo il fondo. Le sopracciglia sono state già fatte, per cui andiamo a incominciare. Primer. Allora, adesso per il primer posso anche utilizzare, è vero, la fotocamera, ma poi andrò a munirmi di uno specchio. Dunque, sono andata a procurarmi un color burro dalla Naked Ultimate Basic, perché ovviamente non ce l'ho in quella palette, che è essenzialmente una palette per viso. Quindi, con un pennello piatto d'applicazione, vado a prendere il color burro e lo metto su tutta l'arcata sopraccigliare.
mi fermo arrivando fino qui, fino alla piega dell'occhio, ma voglio che la palpebra rimanga leggermente appiccicosa. Una volta terminata questa operazione, vado a prendere un pennello da sfumatura come questo, che è il 224 di MAC, e poi vediamo un po' con cosa potremmo andare. Prendo proprio la terra. Oddio, la prima volta che ci metto il pennello sopra. Motion. E vado nella piega dell'occhio. Tiè. Guarda che pigmentation. Guarda, ci sta una luce sparatissima. Ma poi, cioè, ma che caldo sta facendo? Perché a Roma la gente si muore tantissimo. Cioè io sto grondando. Ho appena terminato il trucco, mi infilo nella doccia là dietro e ci rimango fino a domani mattina probabilmente. Allora, pigmentazione gente paurosa, sfumabilità top. Cioè, posso uscire pure così e so figa già così. Ah, sapevo che mi avrebbe dato un sacco di soddisfazioni sto paletto. Lo sentivo proprio dentro. Allora, giusto un attimo inquadratura, che qua devo ricalibrare tutto con questa fotocamera nuova, ci sto capendo. Dunque, andiamo avanti e penso proprio che utilizzerò uno dei due illuminanti su tutta la palpebra. Vado a prendere quindi un altro pennellino da applicazione e prendiamo questo colore qua, che io non so se voi riuscite a notare, ma è qualcosa di veramente troppo. Riflessi che fa. Ok, vediamo un po' come si comporta. Questo è l'effetto del prodotto applicato con il pennello. Proviamo un po' a vedere se si intensifica un pochino con il ditino. Sì, con il dito è un pochino più intenso, intensifiz. Però mi viene da piangere, se si rovina tutto il pizzo. Che ci sta l'effetto del pizzo sulle cialde. Vabbè. Fabiana Lizzi, non puoi comprare le cose e non usarle. Solo perché te le vuoi tenere così. Non è che te le vuoi guardare. No? Allora, terminato questo passaggio, io andrei leggermente ad intensificare la piega dell'occhio e per questo motivo utilizzo un altro pennello da sfumatura, ma un po' più piccolino, e voglio provare a prendere questo colore qui, che dovrebbe essere un blush. Lo usiamo qua. Nella piega dell'occhio. E all'angolo esterno un pochino. Ok, vado a sfumare leggermente i bordi per togliere tutte le linee eccessivamente nette. E riprendo un po' della terra che ho usato all'inizio nella piega dell'occhio per aiutarmi. Dunque, a this point andiamo avanti e vado ad intensificare leggermente l'occhio
con l'ausilio di questa matita di Wycon, che fa parte delle matite long lasting, costo 5,90 euro, ma è veramente una bomba, gioie mie. Ve lo posso dire, non si toglie neanche con le cannonate e scrive piuttosto bene anche all'interno dell'occhio. Dunque, io vado a metterla qui nell'angolo interno, solo fino ad un certo punto, cioè nell'angolo esterno dell'occhio, ma dentro, solo fino ad un certo punto. Poi, ovviamente, come sempre, prima ciliare interna superiore, vado un pochino esternamente, quindi qui sotto la linea ciliare, e qua salgo un attimino, giusto qui a sporcare l'angolo. Poi, con un pennellino da sfumatura, la vado a, prima di tutto, sfumare un po', prima che si asciughi, perché quando si asciuga è finita, non si smuove più neanche con le bombe. Ora la vado a fissare con questo colore qui, che è lo stesso che ho usato nella piega dell'occhio. Allora, trucco occhi praticamente completato, però voglio andare a mettere un piccolo punto luce nell'angolo interno dell'occhio, stavolta esattamente l'angolo interno, e quindi proviamo quest'altro illuminante qua, che è Satin Sheets. È un oro chiaro, una sorta di platino, diciamo. Ora, contouring, e quindi andiamo ad utilizzare la terra per quello per cui serve. Con, vabbè, pennello, super pennello a ventaglio. Qua c'è stato un piccolo incidente perché si è acchiappato pure il bronzer sotto, ma adesso non mi serve, me ne serve solo questo. Che ultimamente sono in fissa con questo pennello qua, eh. Segue proprio la curva dello zigomo. Tieni, la sfumatura esce da sola. Quanto te voglio bene, pennello a ventaglio. Ah, vedi che zigomo mio. Mi paro quasi la Angelina Jolie. Guardate come so sicca. Bella comunque questa terra, ci piace moltissimo, mi piace la tonalità, mi piace la sfumabilità, mi piace il profumo. Io questa palette, ragazzi, ve la consiglio una cifra. Ma proseguendo, passiamo al blush. E dunque, un attimo, ho dimenticato il pennello da blush. Pennello da blush recuperato dell'acquisto che ho fatto su Amazon, un ottimo kit di pennelli a soli 15 euro. E poi voglio farvi un video in proposito dei prodotti preferiti del periodo, ci inserirò sicuramente i pennelli che ritengo più validi di tutto quanto il kit, anche se sono tutti comunque buoni, però ce ne sono alcuni che veramente wow. Dunque, come blush, io direi che non posso assolutamente resistere dal provare questo rosino qua. Scariamo un attimino. Vabbè, abbiamo finito.
No, non potete capire. Ma quanto può essere bello sto blush, scusate. Quanto può essere bello. C'è la miseria. Cioè, io mo ci devo avere la cialda singola. La devo trovare. Cioè, ma quanto è meraviglioso? Quanto è meraviglioso sto blush? Veramente ce la posso fare un altro pochetto. Mamma mia, fermatemi. Ok, meraviglia del blush. Adesso passiamo all'illuminante con questo pennellino di Real Techniques, che in realtà sarebbe il Satin Brush, ma io mi ci trovo da paura a mettere l'illuminante. Dunque, andiamo ad applicare l'illuminante. Come dice la regola di Fabiana Lizzi, l'illuminante non è mai abbastanza. L'effetto dell'illuminante ci piace un sacco. Mannaggia. Vabbè. Allora, dopo essermi adeguatamente illuminata, direi che manca il tocco finale, due tocchi finali. Allora, innanzitutto il mascara, magari sarebbe anche il caso di metterlo. Direi proprio di sì, torno subito. Or dunque, mascara applicato, ho messo il Better Than Sex di Too Faced, che è nel mio cuore sempre. E penso che sia il mio mascara preferito fino ad oggi. Nessuno me lo batte. C'è qualcosina di Essence, ma in pole position c'è sempre, sempre, sempre lui. A questo punto direi che possiamo completare il look con le labbra. Io sono andata a togliere gli eccessi del burro labbra e del fondotinta. Ed ora bisogna scegliere che colore indossare.